Siamo arrivati alla conclusione quasi, c'è ancora un'altra piccola sorpresa. Io, se riesco ad avvicinarmi, no, forse non ce la faccio con il cavo. Volevo, siamo alle battute finali, io do un occhio dietro le quinte, vedo che ancora c'è un pochino di tempo e allora pregherei il nostro DJ Hug, vero? Dico bene, Guido? Per andare con un altro momento musicale, visto che così diamo il giusto tempo alle ragazze di poter preparare questa piccola sorpresa che hanno in serbo per voi. Cartellina Silvia? Sì. Il pubblico dovrebbe sapere che tu per 2 anni hai frequentato un qualcosa di assolutamente importante che si chiama Domenica Inno, sbaglio? E quindi per noi è davvero un piacere particolarissimo poter condividere con voi l'emozione di questa serata, so che non te lo aspettavi, e quindi l'applauso deve volare alto nel cielo per Silvia, bravissima collega conduttrice poliedrica come non mai, e siccome le cose più sono inaspettate, più sono gradite, questo è l'applauso del Ghirlinda per la bravissima e bellissima Silvia, tutto per te, forte e alto nel cielo, grazie e buon proseguimento. Grazie Beppe, ma io così mi emoziono, però questa è stata davvero una sorpresa graditissima, grazie, grazie di cuore, siete stati davvero romantici, oserei dire, visto che di San Valentino stiamo parlando. E visto che di San Valentino stiamo parlando, il protagonista di quest'oggi, io ringrazio Beppe Marcucci, un grande collega che ho avuto l'onore quest'oggi di conoscere e di avere direttamente qui in mezzo alla giuria, e ritornando invece al nostro concorso, parliamo di San Valentino, festa degli innamorati, e quindi le nostre modelle hanno deciso di farvi una piccola sorpresa. Perché il sogno di qualsiasi innamorato è quello di convolare a giuste nozze, soprattutto per noi femminucce è quello di indossare l'abito bianco. Ma noi non volevamo fare indossare degli abiti qualsiasi alle nostre ragazze, ma bensì indosseranno qui su questa passerella solo per voi gli abiti delle loro mamme. E allora, signore e signori, Miss San Valentino Romantica. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road lead.
by you. Quest'oggi io vorrei chiedere a queste ragazze adesso però anche i nomi delle vere protagoniste, le mamme, coloro che hanno davvero indossato questi abiti davanti all'altare. Qual è il nome di tua mamma? Barbara. Katia. Susanna. Maddalena. Il mio di mia zia si chiama Teresa. L'hanno messo in due questo abito? Solo mia zia. Ah, ok. Susanna. Franca. Nadia. Benissimo, un applauso per queste belle spose. Ma abbiamo anche le damigelle e pregherei quindi le damigelle di salire sul palco, perché non avevano giustamente l'abito delle mamme e allora si sono messe l'abito da damigella. E siamo arrivati al clou di questo pomeriggio insieme. Io, prima di arrivare alla premiazione, perché ci vuole un attimo di suspense, ringrazio in primis naturalmente tutto quanto il centro di intrattenimento Gerlinda, soprattutto nelle figure del titolare, il dottor Aggiotti, e del direttore Eugenio Miccio. Non so se è qua il signor Miccio, mi farebbe piacere averlo sul palco per ringraziarlo direttamente e personalmente. Ringrazio Fabio Otti, ringrazio naturalmente Umbria TV per la presenza costante, ringrazio Francesca Furiani per tutta quanta l'organizzazione e le coreografie di queste ragazze, si vogliono veramente bene qua dietro e mi piace poter sfatare un mito.
ci vuole sì un po' di sana rivalità per quanto riguarda qualsiasi tipo di concorso, però queste ragazze là dietro sono delle amiche, è bello, è un piacere vederle, quindi fa piacere anche a me venire un po' prima di quello che è il momento del lavoro, perché là dietro è veramente uno spettacolo, anche dietro le quinte, quindi sono contenta e farei a loro un applauso per quella che è la loro genuinità, davvero, di ragazze semplici, di ragazze che fanno questo soprattutto per gioco, certo con passione e con qualche speranza in più, però soprattutto per godersi un pomeriggio diverso, per mettersi, perché no, in mostra, ma sempre in maniera decisamente aggraziata e leale. Ringrazio il Corriere, ringrazio la Nazione che ci ha tenuto presenti per dare spazio a questa giornata, ringrazio Guido Amico per tutta quanta l'organizzazione, ideatore di tutto l'evento, ringrazio Luca Crisantemi, responsabile di giuria, insieme anche Carlo Bisacci, Rosario Gugliotta, Michele Rondini, Beatrice Conti e Beppe Marcucci. Grazie a tutti quanti voi. Il service, naturalmente ringrazio Stefano e DJ Hug per essere stati vigili per tutto quanto il tempo della nostra sfilata. E allora chiamerei qua sul palco Matteo Zoccolini, vieni, il nostro mister Umbria, che adesso farà indossare la fascia alla nostra Miss. Signore e signori, Algerlinda 2013 è la signorina Elena Berellini! Romantica Elena! Molto, come vi dicevo, ormai lascio a voi la vostra passerella, prego. Un applauso alla vincitrice di Miss San Valentino! Si concludono i festeggiamenti del giorno degli innamorati e quindi ringrazio tutti quanti voi per la presenza e soprattutto per i caldi applausi. Spero sia stato un piacevole pomeriggio, ma soprattutto decisamente molto romantico. Signore e signori, da Silvia Eppi è tutto, buon proseguimento qui al Centro Gherlinda. Ciao!